Non bruciamo il futuro. Parola di Rossano Ercolini, presidente di Rifiuti Zero, ospite nella sala dell'Annunziata di Teano nell'ambito dell'iniziativa Rifiuti Zero, un futuro sostenibile per il territorio, promossa dall'amministrazione comunale di Teano. La giornata si è articolata in due sessioni. La prima, incontriamoci con l'autore, durante la quale Ercolini, vincitore negli Stati Uniti del premio Goldman, assegnato a chi si è distinto nella sensibilizzazione alla salvaguardia dell'ambiente a livello mondiale, ha parlato della sua lotta per un'Italia sostenibile. La rete Rifiuti Zero possiamo definirla un movimento reticolare che è partito con l'esperienza di Capannori, il mio comune, dove nel 97 abbiamo sconfitto prima un inceneritore e poi abbiamo travolto la realizzazione di altri impianti di incenerimento, praticamente rendendo la provincia di Lucca libera dagli inceneritori. Poi si è trasformato in un movimento nazionale ed europeo connesso con la Zero Waste International Alliance, che è un po' l'ombrello che raccoglie questi movimenti e queste associazioni. Gli diamo l'esatta percezione che i comuni che vogliono uscire dal branco non sono soli, ma sono insieme a realtà non solo italiane, ma addirittura internazionali. Quindi comunità si devono prendere per mano, riappropriarsi dei territori. La triste vicenda della Terra dei Fuochi dimostra che maggiore è la partecipazione popolare e minori sono le probabilità che il territorio venga infamato, venga distrutto dalla criminalità e dalla mala politica che ahimè negli anni passati si è alleata con la criminalità. Se la comunità si prende per mano, Rifiuti Zero è un primo passo importante in questa direzione. Non ci sarà spazio per la sporcizia sia ambientale sia sociale. Tra i presenti il vice sindaco di Napoli, Tommaso Sodano, appena nominato presidente della Commissione Energia e Rifiuti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Questa è un'opportunità per mettere al servizio anche di tutti i comuni d'Italia una cultura sul tema dei rifiuti che vada nella direzione del dibattito che abbiamo visto stamattina. Insomma, l'obiettivo strategico Rifiuti Zero è un obiettivo che ci impone il pianeta, che ci chiede anche l'economia, ci sono sempre meno risorse e non bisogna sprecare nulla, bisogna far crescere sempre di più la cultura a livello di amministratori dell'obiettivo di incrementare la raccolta differenziata e di soprattutto recuperare i materiali attraverso un'opera di riciclo e anche sviluppare quella filiera economica produttiva che può utilizzare questi materiali per farli vivere a lungo. All'appuntamento anche diversi sindaci del territorio, come Luigi De Risi, primo cittadino di Carinola, che ha parlato delle iniziative intraprese dalla sua amministrazione per migliorare la raccolta differenziata. Carinola resta protagonista sulla raccolta differenziata, soprattutto i cittadini hanno dimostrato di saper ottenere questo grande risultato, tant'è che siamo quest'anno ricicloni. Per Mars significa però rimanere attestati su 60-65%, che ci vuole qualche cosa in più. Allora ci siamo inventati un progetto che parte dalla riduzione del 25% sulla tassa per chi non conferisce l'umido utilizzando le compostiere domestiche, che sperimentalmente in una frazione abbiamo noi dotato e regalato. Siamo ormai in dirittura d'arrivo con l'ecocompattatore e questo significa portare plastica e ricevere degli eco bonus da spendere nei negozi cittadini. In Campania i rifiuti sono diventati un problema patologico per nascondere i rifiuti industriali che venivano sversati da tutta Italia. Dei rifiuti se ne parla solo in Campania, mentre pure dovrebbe essere, è un fatto naturale in tutte le società industrializzate. Questo fatto ci fa pensare che noi dobbiamo essere migliori delle altre regioni e abbiamo quella forza in più per dimostrare che siamo sempre stati delle ottime persone e non possiamo essere accomunati a quella minoranza di camorristi che invece hanno strapopolato e mai contrastati efficacemente dallo Stato nella nostra regione. Ampiamente soddisfatto il sindaco di Teano, Nicola Di Benedetto. Vista la partecipazione dei ragazzi, che è stata la cosa più entusiasmante in assoluto, la partecipazione dei sindaci che hanno potuto quindi ascoltare da chi questa strategia l'ha ideata, i vantaggi,
la necessità quasi per il nostro territorio di poterla adottare, penso che il bilancio non possa che essere estremamente positivo. La situazione rispetto a come l'abbiamo trovata già è molto migliorata, siamo passati da un 30% di raccolta differenziata a picchi di questi ultimi mesi intorno al 64-65%. Abbiamo quindi tantissima strada da fare, ma già molto è stato fatto grazie all'impegno dell'amministrazione e anche degli stessi cittadini. Si tratta qui di passare ora alla fase più complicata, quella di convincere che non c'è possibilità di tornare indietro, quindi puntare molto sull'informazione, sul coinvolgimento della gente e concludere questo percorso virtuoso come tanti altri comuni come noi hanno già fatto.